estremo ritardo, lo so, e mi scuso perché avrei dovuto iniziare tipo verso le 10, ma inizio verso le 11 meno un quarto, perché purtroppo ci sono stati degli inconvenienti, tipo ho dovuto aspettare di più perché abbiamo ordinato delle cose da mangiare questa sera e sono arrivate con un po' di ritardo. Speravo arrivassero prima. Purtroppo, come al solito, qua quando vedo dal tablet ci sono i soliti problemi, almeno quelli video, audio no. Quindi direi che siamo a posto, perché, ripeto, è una cosa del tablet che mi sa che devo spegnere e riaccendere, magari vediamo se così si risolve qualcosa. Vabbè, io comunque sia, faccio il cambio di sorgente, perché mi sento qua almeno, quindi dovrebbe andare bene. E anzi, facciamo una cosa. Vedo un secondo anche tramite smartphone, giusto per essere completamente sicuro che tutto stia andando come si deve. Andiamo un attimo, così posso anche diminuire il volume del tablet, perché non ne avrei bisogno più. Un secondo. Sì, tutto a posto, tranquillamente. Veramente, perché il tablet fa così? Non lo so. Giuro che non lo so. Vabbè, signore e signori, non solo, chiedo ancora scusa per il ritardo. Buonasera, buon venerdì sera. Anche questa volta con Mario Golf Super Rush. La volta scorsa abbiamo giocato un po' sempre qua nel deserto, abbiamo fatto anche altre buche. Qui dice che abbiamo giocato divinamente, ma in realtà abbiamo fatto abbastanza cagare. Ho fatto abbastanza cagare la volta scorsa. Mi sono anche distratto molto spesso. Vabbè, vuoi anche perché ho parlato di varie cose, vuoi perché ho parlato di The Greatest Attorney, però comunque si sono distratti in maniere proprio ridicole. E comunque dice che ho dominato il percorso selvaggio. Ma dove? Cos'è? Non mi ha dominato? Mi ha dominato sì lui. Non è che ho dominato io il percorso selvaggio, ma per cortesia. Ecco, adesso sta andando anche il tablet. Possiamo diminuire ancora di più quel volume. E finalmente abbiamo il livello argento. E dobbiamo andare nei boschi tempestosi. Ora, prima dei boschi tempestosi però... vabbè, qua si è anche ribloccato di nuovo, ma fa niente. Prima dei boschi tempestosi, se non sbaglio, dovrebbe esserci anche qua tipo il maestro Stinger, ovvero una figura molto losca con un cappuccio, una veste lunga, che ci insegna qualcosa. Ma dove? Da quale parte? Dovrebbe essere da quale parte? Da quale? Ah, una cosa, come l'altra volta, facciamo un'oretta, vabbè, anche se in ritardo, un'oretta massimo dedicata all'avventura e poi una mezz'oretta, questa volta sì, un pochino meno perché per l'appunto ho iniziato tardi, dedicata all'online. Posso andare di qua? Ovviamente no, mai superare le barriere invisibili, mai azzardarsi. Da che parte posso andare? Non c'è una mappa in effetti. Aspetta, qua? Oh, aspetta un secondo. Forse di qua. Forse di qua, perché in effetti mi sa che io ho già fatto alcune sfide, credo. Vediamo. Questa... no, questa strada non l'avevo ancora fatta, mi sa, invece. Questa è nuova. No. Dov'è che sono andato? Cioè... aspetta un attimo. Questi non sono i boschi tempestosi, questa che altra... ah, delle altre buche. E io ci sono già, tranquillo. Queste sono... ah, queste sono altre buche. Cioè, le buche per l'appunto dalla 10 alla 18. Ma sono altre pochino qua. Ah, beh, è compito facile adesso, no? Oddio, però. Come ammalato, scusa? In che senso? Allora, forse devo andare invece di qua, forse da questa parte, vediamo un secondo. Perché io mi ricordo che qua dovrebbe esserci un altro maestro, vediamo, mi fa andare oppure mi fa andare, vediamo un pochino qua. Un altro maestro che ovviamente... ah no! Questa era la zona invece, questa l'avevo già presa l'altra volta, ma ovviamente non ci si può ancora andare, come ha detto anche il gioco. Vediamo. Allora, per di qua no, questo è per le buche, non c'entra. Quindi, non da questa parte. Torniamo indietro di qua. Aspetta, oh, aspetta, ok, qua, che mi dice? Mare di dune 19, strada nord. Poi, per boschi tempestosi, mare di dune 19. Vediamo un po'. Che poi deve essere la strada dalla quale sono venuto prima.
Eccoci qua, infatti. Va bene, perfetto. Però la domanda è... Aspetta, se vado per di qua, invece... Dov'è che vado? Sono... Qui credo di tornare indietro. Cioè, nel senso, vado nell'altra, nella... infatti, la zona, la Valle del Lago, che era la zona... Aspetta un secondo, scusa. Ecco qua. Mare di dune. Posso navigare qua? Non mi fa... Non mi indichi, per l'appunto... Non mi dà possibilità di... No? Strano. Faccio una prova un secondo, perché poi io mi ricordo che qua c'è un altro maestro. No, 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 si torna indietro qua. Come immaginavo, proprio nell'altra zona. Vabbè, quindi. Quindi qui per l'appunto dove siamo andati prima. Esattamente. Quindi di là, forse la strada è di là. No. Di qua è per... Aspetta, di qua. Campo di pratica, dovrebbe essere qua allora, sì. Sì, speriamo. Sì, non mi ricordo male. Vediamo. Eccolo là, il maestro. Bene, prima di andare avanti, parliamo col maestro. Questo qui è il maestro... Duff. Un attimo. Chi cerca il maestro Duff? Non rispondere. Non è ciò che conta. Ciò che invece conta è il Duff. Ed essere un tutt'uno con il Duff. È in pace con il Duff. Cioè, cazzo, come al solito. Spero di esserti stato utile. Ciao. Aspetta, mi sa che in realtà io ho già fatto col Duff. Aspetta, perché io mi ricordavo... Scusa un secondo. Attrezzatura. Ibrido... Ho per caso già fatto col Duff? No? E allora perché non mi fa fare? Cioè... Ah. Mi sa che ho già fatto il Duff. Ma pensavo che fosse necessario prendere livello argento. Proprio non mi ricordavo. Non mi ricordavo nella maniera più assoluta. Proprio... Boh. Boh. Vabbè, a questo punto andiamo sui avanti. Basta. Abbiamo perso anche troppo tempo. Già per l'inizio di questa live ho perso tempo. Andiamo avanti. Perdi qua. Mi devo riscrivere certe cose. Perché, vabbè, è anche vero che non giocavo a Mario Golf da... No, dalla settimana scorsa. Allora perché... No, vabbè, in realtà il coso del Duff l'ho fatto un po' di tempo fa. Quindi forse anche per quello non mi ricordavo. Ok. La tenuta principale della personale principessa Peach. Ok. Va bene. Vediamo l'altra cosa che dice. Ok. Beh, certo, tranquillo. Ecco il Green Pass. Volevo dire il livello argento. Beh, direi che è abbastanza buono, no? Grazie. Beh, di essere boschi, sono boschi. Di essere tempestosi... Beh, meglio che ci sia questa pioggia leggera. No, non è leggera, però almeno non tempesta più forte. E te pareva? E te pareva? Quando mai le cose comode? Io ho già il livello argento, fatemi entrare tranquillamente. No, devo dimostrare anche qua il mio valore. Ok. Madonna quanti Toad. Vabbè, sono per tutto. Però dico, qua sono tutti concentrati. Ah, giusto, aspetta. Cos'era che aveva Bowser alla macchina del maltempo? Cos'è che aveva creato Bowser? Forse c'entra. Ma Wario non l'abbiamo... Tra l'altro, la volta scorsa c'era anche Wario che stava cercando l'oro nelle dune e non l'abbiamo più visto proprio. Dai, almeno... Ehi, io ho vinto anche il torneo nel deserto, eh. Un minimo di rispetto. Va bene con la faccia da imbecille, però. Quindi completare 3 buche con un par massimo di +2 per usufruire del negozio. Ok. Va bene con anche la voce da imbecille, ma a parte questo. Adesso che ci penso...
Fare giocare a golf, qua meno golf e con pioggia l'ho fatto molto raramente, credo. Cioè, avrò fatto sì, online sto dicendo ovviamente. Torneo ovviamente, però sì. E facciamo subito, immediatamente. Anzi, prima però. Beh, almeno stanno belli comodi, tranquilli al calduccio. La magnifica statua dell'eroe leggendario con la spada. Il che? Beh, in effetti vuole essere modalità un pochino RPG, quindi tecnicamente ci sta, ma spiazzo metà tra le prime e le seconde 9 buche. Ok. Ok, vedo comunque il portafoglio bello gonfio, mi raccomando. Continuo a non essere pagato per dire queste cose. Vediamo se anche questo è non pagato, ripeto non pagato. Hashtag sponsorizzato. Aspetta, stai parlando di Maestro Stinger e Maestro Duff? Beh, forse sì, forse servirebbe. Ma se lo dici tu e non l'hanno capito, c'è un grosso problema. Andiamo, va. Dovrebbe andare bene il numero di mazzo. Meglio, il tipo di mazzo che ho. È vero che ho quella per la sabbia che... No, vabbè, se va a finire nel bunker. Giro di pratica, va bene. Ma poi viene nient'altro. Beh, qua per andare da una parte all'altra. Giro di pratica. Aspetta, qua invece per andare... Sarà per gli esercizi di pratica. Anche qua. Forse. No. Dove... Oh. I tre tiri gloriosi. Lob, Duff e tiro speciale. Allora, il tiro speciale ce l'abbiamo, lo Stinger. Il Duff a quanto pare anche, però non mi sto ricordando in questo momento. Il Lob però mi manca. Quindi, voce spirituale, perché ho visto anche la finestra di dialogo che era tutto... quindi voce di spirito. Torneremo più tardi. Torneremo più tardi, va bene. Andiamo qua alle altre buche. Andiamo alle altre buche. A fare il giro di pratica. Sì. Sì. Vediamo gli ostacoli. È la parte più intrigante. Ogni pozzanghera è un ostacolo d'acqua. Ci sono anche molti ruscelli e letti di vecchi fiumi. Oh. E cavolo, giusto? Ogni volta che c'è acqua è penalità. Ah, ecco perché più due. E dobbiamo stare attenti. Qua c'è anche il vento da considerare. Vediamo un po'. Beh, cavolo, già iniziamo con 6 metri al secondo di vento. Quindi devo fare... Ok, devo provare a fare tipo così. Dovrebbe andare abbastanza bene. Non troppo verso. Vediamo un pochino. Già iniziamo. Non è possibile. Allora, rifacciamo. Già iniziamo alla grande. Già iniziamo così. Perché ho voluto provare a fare l'effetto verso l'alto a sinistra. Però era molto forte nonostante il vento. Per bilanciare, no? Però troppo, ho esagerato. Quindi facciamo normale. Un singolo. Do gracias. Poi è un po' strottignacolo però, 147 però. Altezza simile. Aspetta un secondo. Qual è? Eccoci qua. Vediamo. Sembra essere abbastanza dritta questa zona qua. Quindi dovrei essere in grado con un tiro semplice, normale, in condizioni normali. Però non sono condizioni normali. Però quindi facciamo. Tra l'altro è aumentato anche il 28. 8. Ah, che c'è anche un albero. Facciamo così, va. Io ho molta paura qui. Facciamo così. Vediamo se non prendiamo facendo così. Perché comunque c'è anche il problema che il colpo di suo va storto. Quindi facciamo. Tra l'altro 147 il massimo. Ve lo indica anche là. Facciamo. Vabbè, dai.
Alto che dritto, alto che dritto. C'è un po' devo fare per l'appunto, quindi è in pendenza. Non troppo, ma in pendenza. Quindi facciamo, vediamo. Ah, questo invece è dritto per dritto, vai. No, no, questo è un bug ridicolo. No, mi devo rifare con la seconda buca. Mi devo rifare con la seconda buca. Ma dai, era a 30 centimetri. Ok, 3. Attenzione. Questo va più avanti a 7. Oh, 7. Quindi qua in realtà devo andare un pochino. Aspetta però. Questo invece già si vede da qua che ha una configurazione un po' particolare. Vabbè, proviamo a fare colpo un po' meno 194, perché andiamo comunque avanti. Gran colpo. Vediamo. Troppo, 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 troppo qua. Mi sa che farò allora, questo in realtà è bello dritto forse. Perciò, ah, è salita. Se facessi, sì. No. Vabbè, devo fare un par. Devo fare un par. Mi devo regolare meglio con questo vento però, perché mi devo regolare meglio. Sei. Se la mando qua, devo fare attenzione, ma voglio provare a mandarla qui. Facciamo. No, però sti prendono gli alberi. Ah, gli alberi. Se faccio qua forse dovrebbe andare. Vediamo. Vediamo. Non troppo. Vabbè dai, nel rough ma va bene anche qua. Dai, 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 dai. Va bene, va bene, va bene, va bene. Quanto vento. Quindi aspetta un attimo. No. Ok, annullato. Fatto bene, che annullato. No, troppo. Ok, va bene così. Perché voglio rivedere un secondo qua com'è. Ok, mi sembra che sia un pochino in pendenza. Vediamo. Sì, credo che sia un pochino in pendenza. Vabbè. Quindi facciamo normale. Gran colpo. Ehi, buono questo, molto buono. Dai, 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 dai. Facciamo questa volta. Bel birdie, questo è venuto molto bene. Questo è venuto bene. Ah, mi sono rifatto un po' delle altre due buche di prima. Vabbè, l'obiettivo qua era arrivare a più 2, sono andato a più 1, quindi tranquillamente. Level up! Aumentiamo la velocità. Possiamo fare altro? No. Poi dopo aumentiamo invece la potenza, che stiamo arrivando molto vicini ai 200 metri. Ai 200. Yay! Oddio, Speed Golf Ultra! Anzi, mi sa tanto che abbiamo già fatto questa gag. Del cavolo. Bene. Sì, Speed Golf oppure Golf Campestre. Il legno 5, l'ibrido 6. L'ibrido 6 ce l'ho comunque, però non l'ho equipaggiato. Ah, aspetta. E questo mi serve in realtà. Non ne ho altri. Aspetta, cosa posso togliere però? Scusate. Vediamo cosa posso togliere. Posso togliere questo ad esempio. Mi metto un bel ibrido 6. Poi magari togliamo. Vediamo.
Tolgo questo. Sì, così sono un pochino più leggero. Ok, va bene. Andiamo a fare anche questo. Poi devo vedere meglio, ma non ci sono più cose di pratica, forse, perché in effetti siamo già abbastanza avanti. Forse anche per quello. Quindi di nuovo per di qua. Facciamo abbastanza... Nonostante abbia fatto già prima, che ho dovuto riprovare un attimo, però proviamo ad andare abbastanza velocemente. Sì, ok. Speed golf. Ultra. Lo diciamo con calma questa volta. Con molta, tanta calma. Ok, minchia, già si inizia con 8 metri al secondo di velocità verso... Oh, e tra l'altro il tempo abbiamo 30... Non saranno 30 secondi, spero. Tra l'altro con Todd, ciao. Gran colpo. Vediamo. Fatto molto bene il colpo. Buono. Madonna, questo Todd è comunque scatenato. Pizzica comandata. No, veramente, non pensavo così bene. Cioè, in un mondo bello potrei anche fare buca con un colpo. Ma in un mondo bello. Però, aspetta, che cos'è che... Che mi è successo? Perché ho problemi di elettricità? Che ho fatto? Colpa del Todd, mi sa. Au! Ma che... Ah. Non posso fare altrimenti, allora. Va bene. Ho dovuto fare così. Però grazie al vento, forse... Vabbè, il fairway... vabbè, l'avvicino comunque. Facciamo altezza simile, quindi... Dovrei fare in realtà così, credo. Non andare troppo lontano. Va bene, dai, va bene. Vai. Oh, comunque meglio del doppio buggy del Todd. Eh sì, che quasi va a tempo. In effetti quasi va a tempo, ricordiamo. Però speriamo di non avere più il problema qua dell'elettricità, così a caso. Che è brutto anche l'effetto che ti fa sulla possibilità di colpire. È proprio brutto. Ah, ma con calma, Todd. Tu fai il colpo volentieri. Non ti disturbo proprio, tranquillo. Tranquillo proprio. Fallo. Vediamo qua. Vediamo di raggiungere il green. Lo raggiunge, però speriamo bene. Vediamo. 12. È un po' lontanuccio, però dai. Non... L'importante è che non subisca penalità così. Buono, meglio così. Olè. Tra l'altro è un green un po' particolare. Per poco il Todd non la metteva. Per poco il Todd non la metteva. Con un colpo assurdo. Vai dentro così. Vabbè, va. Vabbè, dai. Un minuto, però. Troppo. Sono secondo per 13 secondi. Dobbiamo fare un po' più veloce. Ah, no, per Attenzione. 2 secondi. Ah, ok. È in questa buca, semmai. Sì. Facciamo... Sì, un colpo con calma, perché... L'importante è perfetto. Raf va benissimo anche il raf. L'importante è che non vada nell'acqua. Quelli sono cacchia male. Va bene anche qua. È un po' forse però un problema per il fatto che c'è la piana, che ci sono le fronde. Però in effetti me lo fai fare. È Stinger, me lo dovrebbe far fare quindi. Stinger.
Vai. Non fare cavolate, però ti prego, perché in effetti abbiamo anche il ponte adesso che ci pè. Ah, vabbè, attraversa tutto. Grande Stinger. Sul green. Molto stracolpo. A 1,08 m dalla tazza è uno stracolpo. Quindi vuol dire che dovrei riuscire. È possibile che riesca a fare il par. Vuol dire il birdie. Sì, ben volentieri. Vabbè, l'importante è qua il tempo. L'ho fatto anche in un secondo prima. Aspetta al Tom. Olè. Beh, guadagnato un bel po' di tempo. Scusate. Attenzione. Vediamo. Sì, così. Ah, un po' meno vento. Posso... Oh. Un po' verso l'alto anche, come al solito. Dove la mandi? È fermo? Ah, no, no. Sempre là però in questa partita. Quanto spesso. Però lontano. Molto lontano, ho fatto bene. Ma il raff è di quanto comunque? Ma dai, di niente. Io qua andrei per la strada della prudenza, perciò mi si conceda un tiro non eccessivamente lungo, però. Gran colpo! Che va verso destra. Il vento è anche molto poco, questa volta 3 metri al secondo, pochissimo. Sul fairway, eccellente il tiro, eccellente, posso dirlo da me stesso. Quasi da una pacca. Quindi è in salita, perciò di qua, perché c'è il vento, non troppo però. Poi vediamo, vediamo, non troppo mi raccomando, visto che in salita dovrebbe essere. E ho fatto un po' troppo stavolta. Troppo. Facciamo. No, troppo, perché è discesa anche. Però cavolo, di niente. Vabbè, par. Però ho impiegato 15 secondi di più. Quindi torna in vantaggio il Todd. Vediamo. No, sono sempre in vantaggio io dopo le prime 4 buche. È perché avevo un bel vantaggio prima. Attenzione. Qua vado di prudenza, tra l'altro attendo anche, attendo che il colpo vada. Con prudenza e con calma, però mi raccomando non andare in acqua. Per l'appunto prudenza per quello. Non così distante dal colpo del Todd, in realtà. Ah. Todd che tra l'altro c'entra perfettamente l'incastro là. Vediamo. No, no, la roccia. Perché mi sta venendo la roccia comunque? Per quale motivo? Tutto su. L'ha mandata, però si è scontrato. No, in realtà è andato. Oh, sì, giusto, giusto, giusto. È quella mazza là, è quella mazza che fa l'effetto un po' strano, però buono. Vediamo. Sì, chip in. Alla grande, ho impiegato un po' di più, vabbè, però dai. Però ho visto il chip-in, attenzione. Qui riusciamo ad andare, no? In realtà dovremmo. Ok, facciamo così, proviamo. Gran colpo. Non in acqua. Per poco non era in acqua, mi sa. Ho fatto troppo forte. Ma no, veramente troppo forte. Vabbè, dai. Facciamo. Sì,
Per un niente, un altro chip-in. Ci stava un altro chip-in. Vai, 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 vai. No! Perché era molto in salita. Dovevo fare di più verso sinistra. E mo... Oh, sono sempre in vantaggio e fortuna. Vabbè, l'importante è qua terminare entro 30 minuti, in effetti. Però... Attenzione. Ce la facciamo. Dobbiamo farcela. Ok, due volte verso l'alto. Avanti, giusto, perfetto. Bravo, bravo, verso il ponte. Buono, buono, buono. Facciamo mandarla. Dai, dai, dai. Anzi, sai che c'è? Sì. Vai, dritto per dritto. Non esagerare però. Non esagerare. E ho preso anche al Todd, così impara. No, impara non so cosa, non so qual è. Vabbè, l'importante è non essere penalizzati per cadere in acqua non con la pallina. L'importante è quello. Ha preso l'asta anche il Todd. No. In salita, Ti prego, dimmi che va bene. No, di niente. Devo fare più forte in questi casi. Quindi un altro buggy. Devo fare più forte. Molto più forte. Attenzione. Vediamo. No, 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 no. Qua così. Dovrebbe andare bene, no? Va verso l'alto. Le strade completamente diverse. No, in acqua. No, no, in acqua, no, no. Dov'è la pallina allora? Dov'è la mia pallina a questo punto? Devo di nuovo da là. Cioè, scusa un secondo. No, 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 no. Vabbè, dobbiamo terminare entro il tempo. Va bene. Ho fatto troppo, troppo stretto. Ok. Adesso va bene. Ma svacchi qua, no. Proprio qua, no. Non di nuovo in a... Perché in acqua due volte? Qual è il problema qua? Già il fatto che abbia fatto quattro così, madonna. Vabbè, ho capito, vado dritto qua. Perché non l'ho fatto prima? Non sbaccare però. Oh, ok, qua va bene. Per le prossime volte mi devo ricordare che non devo assolutamente. Comunque qua perdo tutto il vantaggio che avevo. Meglio andare dritti quando c'è il vento in questo modo. Ok. Devo andare più con più forza là. Vabbè, tanto. E non è andato troppo lontano. Almeno. Cavolo, ecco 50. Non ce la faccio comunque. 55 secondi. No. Non è una buca da 3, vero? È da 5. Attenzione. Non ce la farò mai. Devo rifare, devo rifare. Tutto per questa cavolo di buca. Tanto non ce la faccio. Prima buca. Rifacciamo da capo, va. Purtroppo devo rifare.
Sì. Attenzione. Così. Verso l'alto c'è proprio il salto che fa ad un certo punto. Ecco, ho chiesto di fare un bel salto con tre frecce. Ho anche spostato la pallina al Todd. Così, per piacere e per goduria. Ok, in discesa. Doppio rialzo con due frecce. No. E meno male che ho dato l'effetto di... l'effetto backspin, meno male. Altrimenti quanto sarebbe andata lontano? Questa è un po' strana, perciò facciamo così, va? Oh, ho fatto comunque il parry invece il Todd con 5 colpi, quindi già questo è un vantaggio. Però l'importante è che tra l'altro per l'appunto 3 minuti va benissimo come tempo di... per la buca, dai, per la via. Dai. Bene. Attenzione. Qua. Fai tu tranquillo. Io ti attendo. Questa volta non andare troppo veloci, va bene. Vai. Forse ho fatto no, mi sa che ho fatto... Non devo fare così, devo fare un po' di più. Dov'è che sono arrivato? Fantastico. No, alla... no, è andata alla grandissima. Altro che balle. E si vede che c'era comunque il vento in avanti. Però pensavo che sarebbe arrivato comunque un pochino troppo in anticipo. Invece qua per poco non facevo buche. In realtà per poco non era buca al primo colpo, a dirla tutta. Per un niente. Ma anche il Todd al secondo colpo quasi lo faceva, eh. Ok. Perfetto. Buono. Attenzione. Facciamo così. Gran colpo. Lontana ma non nell'area di penalità. Ok, fairway. A posto. Molto fairway per fortuna. Meno male. Sì. Se faccio l'effetto buono dovrei riuscire ad arrivare là. Vediamo. È altezza simile, dice. Vabbè, facciamo così allora. Ce la fa? Sì, ce la fa. Ora speriamo che non vada troppo lontano però, perché ho dato anche l'effetto topspin. Proprio al green. Era accanto al green. Però era comunque rough. Vediamo. E non è... Sì. Il vento. Usciamo. Forse anch'io con 5. Ma che sfiga. Ma dai. Ma che sfiga, eh! Devo calcolare meglio la potenza da dare in questi casi. Vabbè. Abbiamo fatto 3 buchi in 8 minuti. Attenzione. Perfetto, va bene. Ok. Gran colpo! Bella lontana, soprattutto lontana dagli occhi, lontana dal cuore, soprattutto dal Raf. Per una volta. Sì, se non sbaglio prima era andata proprio qua, proprio accanto tra il fairway e il Raf. Stinger.
riusciamo ad arrivare con lo Sting, è vero? Facciamo una cosa però a questo punto. Voglio provare, spero che vada bene. Facciamo. Vai. Dimmi che riesci ad andare anche in alto e che non ti schianti, che là un pochino c'è il dislivello. Ed è finita tutta giù. Ed è finita tutta giù. E io adesso... Ah, da qua. Gran colpo. Poi sono già col colpo di penalità, va bene. Però mi sa che è andata molto bene adesso. Dov'è? È green, dovrebbe essere green, però molto lontano dalla tazza. Vabbè, in sei colpi comunque. Anche il Todo comunque in sei colpi. Ho fatto una prova un po' scelerata. Poi... Di niente. Vabbè, sei colpi, dai. Allora, ho voluto fare un tentativo. Però sì, purtroppo quando c'è la differenza di altezza, che c'è una parte più alta, mai fare con lo Stinger, mai e poi mai. Attenzione. Mai. Ok. Non andare lontano nella zona dove stiamo andando, il Todo il colpo speciale però. Vabbè, l'ha mandato dopo, va bene, dai, va bene così. Fairway, tra l'altro, vicino. È andata bene, è andata molto bene. Riusciamo a superare anche l'albero, però, vero? Qui serviva lo Stinger, mannaggia. Beh, a questo punto, dato che ci siamo, direi... Ah, no, giustamente. Facciamo una cosa. Colpo di contenimento, anche per il problema che abbiamo qua di elettricità, perciò si ferma là. Ok, è in salita, però non è lontana dal green. Complimenti al Todo comunque. Peccato qua, peccato. Vabbè, no, il pari è buono, Il pari è buono, però potevo anche fare meglio a questo uno. Vabbè, ho avuto il problema qua dell'elettricità. E vabbè. E sì, che è il Todo di vantaggio adesso, vabbè. Fa niente. In discesa, con vento di 7 all'ora, verso destra, verso est. Perciò facciamo. Gran colpo! Spero che non sia esagerato il backspin. Buono, allora rispetto all'altra volta non sono finito molto vicino alla morte. Perché l'altra volta... Ah, oh. È un bel birdie qua, Oh. Vai. Ma no! Perché è tutto troppo in salita, accidenti. Vabbè. Siamo a 6, mancano 10 minuti. Devo fare attenzione adesso. Attenzione. Appunto, attenzione. Più che altro se evito colpi del cavolo. Gran colpo. Perché prima io purtroppo ho avuto il grosso problema nella buca 8 con i due colpi che sono andati nell'acqua. E quello mi ha provocato tanti problemi. No. Temevo che fosse molto più vicina all'acqua la pallina. Meno male. Invece no, buona posizione. Ho anche lo Stinger. Questa volta lo posso utilizzare. Mi sento di utilizzarlo molto meglio. Direi di sì. Yeah, indeed. Brighiamoci. Ho colpito anche il Todo, dato che c'ero. Però la pallina... No. Ho colpito il Todo, però c'è un problema qua. No. Gran colpo.
Dove la mandi? 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 Allora, grazie nemico che l'hai deviata. Tutto previsto, chiaramente tutto previsto. Ma che balle. Vabbè, io con 5 copie invece che 6. E adesso la buca. Tra l'altro in meno di 7 minuti qua, Adesso la buca infernale, quella che mi ha dato grossi problemi. Ecco, perché non fare direttamente così a questo punto? Facciamo le cose facili. Tanto mando un pugno indietro. Oddio, minimo 7 metri al secondo. L'importante è che vada di là. E non in... Di nuovo, no. Aspetta, dove l'ha mandata? Ah, ok, vabbè, cioè, meglio di prima almeno, Meglio di prima. Riusciamo a fare però? C'è questo problema qua. Immaginavo. Però almeno non è finito in acqua. Vabbè, dai, va bene anche così. L'importante è non perdere troppo tempo. Gran colpo. Non troppo però, mi raccomando. Dai, va bene. 5,9 metri dalla tazza, dai. Per l'altra buca. Sarà un po' difficile. Sarà un po' complicato. Attenzione. Non sbaccare. L'altro l'ho fatto mentre fare il colpo il Todd. Mannaggia. Arriva prima con il Todd. Va bene anche così. Non dare penalità. Ma perché le penalità? Per cosa? Via, prendi questo. Voglio, vabbè, tanto a questo punto ormai. Mandala, vediamo quanto lontana la mandi. Sì, certo, prendi anche gli altri. Beh, infatti era un rischio raffrofondo, però vicino. Vabbè, 8, sì. No, di nuovo non ce la faccio. Ma perché deve essere così stranamente tosto? Attenzione. Per me, Dritto. Bello forte, vai. Ok, ho dovuto per un secondo che andassi in acqua. Però Raf, non ci facciamo mancare comunque il Raf, nonostante tutto. Raf. Quindi allora, così. Vediamo come la manda. Svaccata, ma vediamo se è comunque buona. Un po' troppo verso destra, infatti va nel Raf. No! Green! Rimane green! Lontana dalla tazza, però comunque green. Magari. Qui sarà apparsa, riesco. Per poco. Dovevo fare un po' più verso sinistra qua. Vabbè, buon par comunque. Buon par, soprattutto ho fatto... Qui è importante, bisogna fare... tempi buoni. Attenzione. Vediamo lui dov'è che la manda. No, Bobby va direttamente là invece. Gran colpo. Così subito.
Speriamo di aver fatto bene i calcoli questa volta, visto che... Dov'è che... infatti... Nerva, troppa potenza. Strano. Però vabbè. Sei pin? No, non di non di troppo però, eh. Ok, va bene, va bene. Buon tempo. Tra l'altro è par. Vabbè. Attenzione. Semplice. Gran colpo. Niente top spin in questo caso. Tra l'altro lontano anche dall'albero, credo, quindi abbastanza lontano. No. Accidenti. Però lo stinger. E stavolta lo si utilizza. Sì che lo si utilizza. Tra l'altro questa volta dovrebbe andare bene. 100. Vai. Buono, molto buono. È un po' troppo lontano comunque dalla tazza. 6 metri e mezzo. Però in realtà andrei per l'eagle qua se potessi, ma è un po' complicato. Cioè hanno il birdie, scusate, perché non consideravo l'altro colpo ancora. Vabbè, dai. Ehi, birdie! Un birdie inaspettato. Vabbè, ma soprattutto ho impiegato meno di 9 minuti, anzi poco sopra gli 8 minuti per le prime tre buche. Alla grande. Attenzione. Vediamo qua, facciamo un bel colpo di quelli potenti. Top spin anche. Doppio effetto, prima medio, poi minimo. E la mandata. Credo che sia... Oh, cavolo. Sì, è fairway. È fairway. Vabbè, niente stinger qua, anche perché in effetti abbiamo già visto quello che succede. Andiamo di prudenza, andiamo di prudenza. Quindi andiamo qua a fare 108, con calma. Gran colpo. Così non facciamo cavolate. Però ho troppa prudenza a questo punto, che cavolo. Riusciamo così? Sì, dovremmo riuscire. Gran colpo! Non deviato dall'albero. Vicino, ok. Non eccessivamente però. Vai giù. Buono, molto buono. Par. Ok, dai. Attenzione. Qua. Ok. Ottimo fairway, però mi sa che sono andato molto vicino agli alberi un'altra volta. Più che altro nel senso di dover inviare. E infatti, come lancio la pallina verso la bandiera, devo fare deduzione. Tutte le cose. Devo andare di qua.
Oh no. Ostacolato? No. Sì, però non troppo. Che cavolo. Dove sto andando io? Cavolo. No, no. Vabbè, non è un grosso problema qua. Qui è più il tempo, però dai. Però dai. No, va ancora bene. Attenzione. Qui devo vedere se riesco a regolarmi meglio questa volta. Comunque ricordiamoci che qua è verso il basso anche, quindi non devo esagerare con... non male in realtà. Lo devo fare meglio, però... questa volta sono prima. Le altre volte ho esagerato un pochino ed era verso più in fondo. Però ottimo proprio il Todd. Che non so come... no, che non so come non riesce a fare il burr. Vabbè, qui ho esagerato io. Vabbè. Importante adesso è fare subito. Ma sei strunz forte. Vabbè. Ho 11 minuti e passa qua per fare altre tre buche. Va benissimo, va bene. Buono. Attenzione. Non devo sprecare. E questo sarà un grosso problema. Fare le cose come si deve o... oppure sarà l'inizio dell'inesorabile declino. No, per adesso tutto a posto. Ok. Siamo a 125 metri dal green. E quasi quasi. Anzi no. Non mi fido. Perché c'è un dislivello, non mi fido. Facciamo. Gran colpo. Vediamo come la manda, visto che c'è anche il vento qua verso sinistra. Vabbè. Non lontana dal green, anzi. Ah, oh. Ma grazie! Ma grazie mille! Vabbè. Par! Buon par! Buon par, dai. Attenzione! Spero di fare bene questa volta. Non di nuovo! Ma perché ogni volta? Perché? Cioè, io mi ho mandata anche... mi sembrava bene, ma... Gran colpo! L'importante è che rimanga comunque... ok, va bene. Tanto dovremmo avere tutto il tempo di questo mondo. Facciamo? Ma sì. Stinger qua, dai. No. Vai. Fammi godere. Buono, molto buono. Così ho molto tempo poi per il resto. Vai. Fa niente che bughi. La devo andare con molta più forza allora, perché con questo vento rimane comunque indietro la pallina. Vabbè. 4 minuti e mezzo per l'ultima buca. Attenzione. Consideriamo che tolgono 30 secondi per ogni colpo.
Vai, come si deve. Vai, 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 vai. Fa niente, però l'ha mandata anche più lontana perché è rotolata. Buono così, buono. Non fa niente. Per poco non finiva però nell'acqua. Aiuto. Aiutissimo. Io direi di fermarci. Che ne dici per di qua? Facciamo un colpo così, esatto, esatto. Ho visto già come andava, quindi meglio fare così. Voglio fare un colpo così continuativo, diciamo. Facciamo poi... Raff, però molto vicini alla buca. Buono. Manca poco tempo per in effetti, eh. 1:42. Vediamo come la manda. Dai, 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 dai. Ok, è andata. Oh. Mizzica, siamo arrivati a 25 secondi che mancavano. Ce l'hai fatta. A fatica. A fatica. Buono, buono, buono. Posso aumentare? Sì. Riaumentiamo lo spin. Va bene? Ah, e questo non era affatto facile. Almeno per come l'ho vissuto io non era facile. Pessimo è fargli un complimento. Ah, eccolo qua. Il lob. Ok, perfetto, eccoli qua. I lob. Mi sa che facciamo i lob con... immagino... Maestro Lob. E potevate dirmelo prima? Ecco, questa è una cosa che non sapevo, in effetti. Giuro che non la sapevo, ovvero il fatto che quando piove bisogna colpire più forte la pallina perché la pioggia la fa rotolare di meno. Ha senso, però non mi è mai venuto di provarlo, ecco perché. Ah no, non è il maestro Lob. È proprio il tizio che ti fa i Lob. Facciamo per l'appunto con lui la missione dei Lob. E poi magari venerdì prossimo, quando ci sarà di nuovo la live di Mario Golf, facciamo le altre due missioni qua degli altri due. Sì, vediamo quindi il Lob. E poi un po' di online. Un due match online, visto che comunque è anche tardi. Quindi il lob si prepara in modo diverso rispetto a quelli standard, ovvero lob wedge. Quindi si assume una posizione aperta, anche la faccia della mazza lo sarà, facendo volare la pallina alto in cielo. Quindi lob. Oh, ecco qua. Stavo sbagliando i pulsanti per non so quale motivo. Ok. Quindi più in alto vola la palla, meno rotolerà quando terra è più soggetta a stare al vento. Oh. Vediamo, quindi è a metà. Andiamo. Troppo lungo. Devo riprovare. Così dovrebbe andare bene, vediamo. Peccato. Di poco.
Quindi facciamo. Alessio invece dovrebbe. Bene. Tranquillo. Primo. Poi. Il secondo qua un pochino di più invece. Andiamo qua. Bene. Tranquillo. Un altro po' di più qua, vediamo. Bene. Perfetto. Buono, buono, buono. Ce l'hai fatta. Questo era l'unico allenamento del lobo oppure ce ne sono altri? Level up. Aumentiamo. Sì, dai. Va bene. Poi aumentiamo la velocità la prossima volta. Ah, ok, i lob li abbiamo fatti. Dobbiamo poi tenere il lob wedge, però quello lo facciamo nella prossima live. A questo punto io direi di terminare qua con l'avventura. Non sarà un'avventura. Non più. Facciamo due... il tablet è già in modalità risparmio energetico, bene. Facciamo due match online a questo punto. Due match belli belli. Quindi online e locale. Connettiti, bello, bravo, vai, connettiti. Vai, connettiti. Pulsanti, va bene, uno. Proviamo noi, non la creiamo, ma figuriamoci. Criteri normali. Qualsiasi. No, facciamo magari... No, qualsiasi, poi decidiamo. Con password? No, senza password, altrimenti. Quindi facciamo differenza. Buche! Sei, così riesco a fare due partite come si deve. Andiamo. Ah! Vabbè, c'è comunque del posto. E fammi entrare. Dai, c'erano due. Vabbè, ho capito, cambiamo e mettiamo tre. Fammi entrare. C'è solo un posto disponibile, però magari. Yes, ce l'ho fatta. Volevo fare 6, però dato che ci siamo a questo punto faccio con 3, perché non aprivano più stanze da 6. Avanti. Beh, però sto impiegando, Voglio iniziare anche io, però. Avanti. Sì, secondo me viene controllando alcune cose. Forse il telefono. Allora, no, perché mi sono diviso adesso qua sul tablet, perché adesso è arrivato il momento in cui stavo controllando le cose sul telefono. Allora, sta lobby allora. Ma quanto tempo impiega questo? Come si riempie un momento morto come questo? Come si riempie? Posso raccontare a questo punto, dato che ci siamo. Allora, ho già raccontato delle peripezie. Vabbè, peripezie. Comunque, degli effetti collaterali che mi ha dato il vaccino. La seconda dose del vaccino l'altro ieri. Posso raccontare a questo punto delle peripezie, chiamiamole così, già siamo arrivati a 3. Delle peripezie per farmi fare la seconda dose. Perché? Allora, la prima dose è stata calda, caldissima, ma alla fin fine molto tranquilla, perché comunque sono andato, cioè, ad uno degli hub vaccinali che stanno a Taranto. Hub vaccinale è questo che tra l'altro è stato anche rimosso, e questo fa parte poi della confusione, del casino, della seconda dose, ma lasciamo stare. Eravamo in poche persone, però tutto ben organizzato, con posti a sedere, con era il Palla Ricciardi, che sarebbe una palestra, anzi arena da basket, qui a Taranto. Tra l'altro mi sono anche allenato là, se non voglio, già raccontato questa storia. Vabbè, comunque sì, c'erano poche persone, abbiamo fatto in fretta, anzi ho fatto anche poco prima del mio appuntamento, e quindi avevo appuntamento alle 11 di questo martedì.
Però per l'appunto quella abbiamo fatto male, forse anche per il fatto che è molto caldo. Cioè io sono stato veramente, mi sono fatto la sauna nei 15 minuti di osservazione. È stato rimosso, il che significa che tra l'altro sono rimasti in pratica soltanto due abdominali. Uno l'arsenale di Taranto, il secondo è lo SVAM, il centro aeronautico, comunque che si trova vicino la strada che poi per uscire da Taranto, il ponte di Punta Penna, che collega essenzialmente Taranto alla zona per poi andare a Martina Franca, comunque per andare anche verso Grottaglie, Massapre, quindi anche l'autostrada. Io l'avevo all'arsenale. In teoria avrei dovuto fare le 11. In effetti ho fatto le 11:15, però più per fortuna. Ma arriviamo comunque per gradi. Arriviamo, mia compagna e mia madre, arriviamo alla zona dell'arsenale. Arriviamo per l'appunto alla zona, o meglio non tradizionale, alla zona dove bisogna fare per le vaccinazioni, e c'è il macello di gente. E soprattutto gente accalcata, che comunque eravamo distanti ma neanche così tanto. Quindi tra l'altro io chiedo ad una ragazza che stava lì, chiediamo anzi ad una ragazza che stava lì, degli orari, e lei ci dice per l'appunto che figuriamoci se non venivano, che se sarebbero stati rispettati, anzi qua c'era da aspettare un bel po'. Probabile che me l'abbia anche detto con una risata molto triste interna che non mi ha voluto far vedere. Quindi, tanta gente. Temevo anche peggio a certi versi, che ho visto altre immagini dell'arsenale con per appunto calche di gente, nonostante avessero preso l'appuntamento. Però, gente accalcata, soprattutto, è vero che c'erano anche dei tendoni per riparare dal sole, però, con tutta quella gente... Non è che coprivano, sì, però se uno avanza nella fila poi magari uno vuole anche... No, perché non avanzate, perché c'è troppo caldo, era un calore in mare. C'erano già, se non sbaglio, 30 gradi e passa alle 10, era le 10:15, sono arrivati che erano le 10:30. Quindi, calca. Poi c'era anche una zona effettivamente per l'attesa da parte degli accompagnatori, qua non inizia mai, quindi direi anche abbandonare la stanza. Ma allora se non inizi, mi dispiace, ma a questo punto torniamo a 6, vediamo. No, c'era! C'era! Fatti rivedere! Vabbè, 9, ho capito. Faccio una partita online a 9. E qui non c'è la stanza del A9, dai. Ah, ecco qua. Tutto assieme mi va benissimo, così andiamo anche abbastanza veloci. Golf standard, va bene. Ne faccio una A9 e basta, fine. Vabbè, continuo a raccontare. Perfetto, ci siamo. Buono. Quindi, il grosso problema dell'accalcamento è stato nella parte... Ma come è chiusa? Ma eravamo in 4. C'eravamo. Ma cosa chiudi tu? Ma cosa chiudi? Che stasera giocare. Oh, alla grande. Andrew? Amico Andrew, amico mio, io ti conosco molto bene, io so che sei una brava persona, quindi perciò fammi entrare. Bravo Andrew. E questa volta però almeno tu, che hai anche un bel segnale, forse hai un bel segnale, perché addirittura vai a 4. Robert e Benny. Non è bravo Benny. Ok, si può fare. Io faccio con Pauline. No, non con Todd, Pauline. Non ancora le mazze particolari, ma va bene. Lo stavo dicendo quindi per l'appunto. Il problema è stato l'accalcamento, perché eravamo comunque già in tanti. Poi ovviamente c'è la zona in cui ci si riduce, la views si riduce, perché bisogna poi dividere le persone, bisogna selezionare, tipo far entrare tipo tot, 15 alla volta, 20 alla volta, e lì c'è la riduzione. Purtroppo là c'era sì una zona per gli accompagnatori dove potevano sostare con sedie, tutto un rivenditore di bibite fresche, per fortuna. Però c'era tutto un calcamento prima del controllo da parte di una signora che, a dirla tutta, era anche un po' strana. Quanti stai cara la signora? C'erano persone che parlavano da disorganizzazione, che in effetti c'era di tutto l'apparato. Ok, un secondo che devo fare il colpo qua. 21 metri al secondo, perciò dovrebbe essere abbastanza in discesa. Ah, gran colpo. Vediamo come la mando questa.
Forse sono troppo lontano. No. Buona, no. Poteva essere meglio. Troppo effetto, troppo effetto. Sul green sì, ma troppo effetto. Qui non so come fare. Di niente. Non posso iniziare con un buggy qua. A questa buca qua, dai. Aspetta, qua non avevo visto che qua è appunti. Ah, appunti in che senso, scusate? Questa è nuova, in effetti non avevo ancora visto i punti. A questo punto ritorno, facciamo le cose migliori. Non sbaccare. E continuerò a contare quindi dopo questa partita, va? Non andare nel bunker? Vabbè, non vai nel bunker, vabbè, tranquillo. Ok. Madonna, Donkey Kong che è sollevato nell'aria. Vediamo, 128. Gran colpo. Spero non eccessivamente. Backspin va bene, backspin dovrebbe andare bene qua, credo. Un po' lontano, però il backspin va bene. Sul green. Forse un po' troppo qua. No, che troppo. Birdie. Buon birdie. Anzi, visto che attendiamo, quindi per l'appunto c'era il restringimento. La signora che controllava, che organizzava, che era l'addetta a far entrare le persone, era tanto isterica che ci sono state alcuni ragazzi che si sono lamentati dell'organizzazione. E lei si è messa in mezzo, tanto che hanno litigato questi qua. Vabbè, c'era comunque anche della costaraggine di genere, cioè, tipo, avevo un ragazzo accanto che mi stava fumando. E addirittura mia madre si è lamentata dicendo: ma come, scusami, tu ti lamenti di quella lì che non può entrare perché è accompagnatrice, che anche se ha il vaccino breve, e però di quello che fuma vicino mio figlio no? Stava veramente fumando. Vabbè, io non avevo problemi troppo, ma più che altro mi preoccupavo per te. Per certi versi sono più preoccupato per lui, perché fumare prima della vaccinazione non credo che faccia tanto bene, proprio di base. Di base proprio. Tanto che questo qui si è incazzata tal punto che è andata poi, che ha minacciato di chiamare i carabinieri, perché c'è stato un alterco per l'appunto tra i ragazzi che stavano lamentando sull'organizzazione e lei che si era intromessa dicendo che se la stavano rendendo con lei quando non c'entrava assolutamente niente con il discorso loro. Ha detto: mo vado a chiamare i carabinieri! È entrata! Allora, però qua un secondo, perché in effetti continuo dopo. Lasciamo la suspense. Quindi... non so qua, perché il problema... ecco, appunto. No. Oh, preferisco così piuttosto che il bunker. Preferisco così. Scusate. Qui sarebbe bello andare dritto per dritto. Però meglio. Meglio! Per poco non finiva nel... ah! Un po' troppo... volevo fare un po' prima, però qua c'è stato il lag che ha interferito. Qua, sì, il lag ha interferito. Fallo bene. No! Un altro buggy. Scusami, i punti quindi come... in effetti non so perché Andrew ha avuto i punti. Non so come funzioni in effetti a punti. È la prima volta che ci gioco. Attenzione. La prima buca. Sì, perché in effetti non è in ordine. Bene.
Fairway, fairway. In salita, quindi. Non sbaccare per... Ha sbaccato di pochissimo, meno male. Oh! Avant green va bene comunque, dai. Però in salita. Di poco, non va, accidenti. Però sarà par. Par. Quindi, punti alla prossima buca. Suppongo se la buca successiva, faccio qualcosa tipo un birdie, un eagle, credo. Attenzione. Credo che funzioni così. Oppure se faccio un altro par. Ok. Io quello più sfigato. Vabbè. Faccio anche in salita, quindi facciamo. Sì. Colpo molto buono questo. Potevo farlo un po' più. Molto buono se rimane là. Non andare troppo lontano. Ma perché? Avant green va bene, però è troppo lontano comunque. 8. Però stessa altezza. Ah, stessa altezza. Vai dritto per dritto, dai. Dritto per dritto. Quindi ok, si fa il par. Poi non basta il par per avere punti. Bisogna fare poi qualcosa di meglio. A quante buche siamo comunque? Non ho controllato. Ah, qui, oh. Proviamo. Devo fare un pochino verso sinistra, mi sa, un minimo. Sul green. Ok. Sì, verde. E quindi punti. Allora, i punti. Me li dai o no? Ok, come funziona con i punti qua che non ho capito? Tre buche mancano. Non ho capito, forse devo fare... Ah, forse... Attenzione. Devo fare per più buche di fila. Cose tipo birdie o eagle. Credo che sia questo, che sia così che funzioni. Gran colpo. Vabbè, loro mandano molto più lontano di me. Perché questo ero... Ho detto Rosalinda prima, volevo dire... No, Paulino ho detto, credo di aver detto anche prima. Comunque, Paulino in base, quindi non con le mazze stellate. Facciamo in salita. Ok. Gran colpo! Non il bunker... Buono, non il bunker, perfetto. Molto buono. Buonissimo il non andare troppo lontano. Non so, eh. È andato, birdie. Non sto capendo. Non sto capendo allora come si organizzano i punti. Ho fatto due birdie di fila. Perché non mi... Non attenzione. Ho capito. Perché Andro comunque è l'unico ad aver fatto punti. Tra l'altro. Gran colpo. Mi sa che devo andare a leggere come si fa qua. Vabbè, continuerò a contare. Troppa suspense poi. Seriamente, questa qui è andata minacciando di chiamare i carabinieri. Ci ha lasciato per un 3 minuti buoni... un po' sotto al sole, un po' no, perché dipendeva dalla zona in cui stavamo, nel corridoio ristretto, nella zona ristretta. Bene, alla fin fine, questa qui, mentre comunque parlavamo di quello che stava succedendo, e la gente che si lamentava giustamente delle attese,
questa qui è tornata e gli ha detto semplicemente: entri nei prossimi eventi, tornando tra l'altro dentro l'edificio. La cosa bella è che questo voleva dire che senza un autocontrollo minimo poteva entrare da chiunque, perché tanto era tornato indietro dentro l'edificio, non stava a controllare se entrassero o meno davvero 20 persone. Poi comunque c'era il maggior di persone dentro, numeri che venivano dati, ero il 503 ad esempio, e poi divisi per vaccino. E lì mi sono caduto fortuna, perché io ho fatto Moderna come vaccino, prima e seconda dose ovviamente. Questo probabilmente mi ha favorito, perché? Per quel vago sospetto che ci fossero tanti casini, perché tante persone vogliono fare richiami o comunque prima dose di Pfizer. Quindi, avendo fatto Moderna, meno dosi, vuol dire meno richieste, perciò meno rompimenti di balle. Peccato. Tanto. Ma quindi come funziona? Quante... Vabbè. Niente, fine. Hanno fatto 8 punti come? Mi sa che devo andare, ripeto, a rivedere. Se l'ho detto prima, credo. A rivedere come funzionano i punti. E il regolamento a punti. Deve essere che tipo ogni... Dopo 4... Aspetta, fammi vedere un secondo, va? Vabbè. Io vado alla lobby. Perché comunque... volevo fare più partite online, però per come è andata la serata, un'altra 9 no, con i punti no, lasciamo stare. Quindi vi sto dicendo per l'appunto che essendoci meno dosi di Moderna da fare, quindi meno persone da dover soddisfare, perciò è possibile anche cavarsene meno tempo. Io in effetti ho avuto la mia inoculazione alle 11:15 di mattina, un quarto d'ora di ritardo rispetto all'appuntamento che avevo preso il 23 luglio. Ci può anche stare, però lì ho avuto culo. Ho avuto culo perché per l'appunto fosse stato invece Pfizer. Attesi. Cioè, c'erano molte persone anche, però le attese sono state molto più lunghe. Tanto, tanto, tanto più lunghe. Vabbè. C'è stato anche l'aneddotino della mezzanotte. Allora, direi... Sto ancora pensando se domani fare la live dedicata alla Greta Saturni o meno. Probabile che la faccia, ma comunque sia, nel caso... Sempre sarà annunciato tramite il canale di Twitter oppure e anche la programmazione qua su Twitch. Quindi in ogni caso vi avviso. Spero di non fare più ritardi di questo tipo, perché ho fatto un ritardo molto grave. Vabbè, molto grosso quest'oggi, non per colpa mia. Però in buona parte non per colpa mia. E che ci posso fare? Ripeto che comunque nel caso la live delle Greta Saturni sarà in inglese come le altre. Poi comunque per appunto qua ci sono link al mio canale di Twitter, al mio canale MP Archive degli archivi di Twitch, MPTV e canali di altri contenuti. Allora, spero che vi sia piaciuta questa serata, anche se è in ritardo. Spero che ci sarete per Mario Golf per le prossime serate. Non so fino a... cioè, io vorrei farla continuare fino a quando non terminiamo l'avventura golf. Facciamo sempre questa parte un po' avventura e un po' online. Magari queste volte un po' più online, invece di fare una singola partita a punti, tra l'altro, perché appunti, quando mai appunti. E per il resto, per gli amici che parlano in italiano, ci vediamo, in effetti, o che comunque vogliono sentire in italiano, ci vediamo a prescindere la settimana prossima. Poi comunque aggiornerò sul quando e... sì, perché comunque... Vi aggiornerò comunque sul quando e sul come, perché comunque voglio vedere un pochino come alternare tra The Greatest Attorney, Smash, Monster Hunter Rise e Mario Golf. Mario Golf venerdì comunque, però voglio vedere come alternare gli altri giochi. Ripeto, possibile che io faccia The Greatest Attorney domani, però sempre in inglese. Per il resto, vi ringrazio per la visione, vi ringrazio per essere stati qui, vi ringrazio quelli che magari vedranno anche su MP Rewind. E spero, se state guardando MP Archive, nonostante questo sia un messaggio del passato, comunque vi iscriviate sia a MP Archive che al canale principale, degli streaming. E ci vediamo alla prossima. Che se non è la settimana prossima, quindi, weekend, e comunque sia. Ciao!